amica o una sua amica. Aspetta, aspetta, però... che abbiamo Giorgio, abbiamo Giorgio in collegamento. Fermi tutti. Pronto? Eccomi. Pronto, ecco. Sono Micheletti. Micheletti, eccomi. Buonasera. Qua. Buonasera. Sono con te. Ti dico, parto subito con questo. Sono a Ruzzolo, qui da Blacklist Web Radio, insieme al mio collega Emanuele Landucci. Buonasera. Buonasera. Sono con te a tutto, per tutto. Sono con te per la dichiarazione che hai fatto, nel senso che mi dispiace che ci sia stato questo accanimento mediatico nei tuoi confronti. Raccontami un po', noi abbiamo fatto sentire quello che la giornalista Greta ha detto, no? Anche in una sua storia, dicendo, raccontando che c'erano delle persone che hanno fatto dei commenti molto tristi su di lei, fino ad arrivare al punto in cui uno gli tocca il culo a tutti gli effetti, ecco. Bene. Che cosa complimenti succede? Per il francesismo. Sì, sì, no, lei ha detto così, lei qui, ha detto così. Qui siamo papali. Sì, sì, ma qui noi siamo molto, diciamo, liberi in radio, quindi non si preoccupi. Poi cosa è successo? È successo che io sono intervenuto usando una frase infelice del tipo "non te la prendere", ma l'intenzione di questo "non te la prendere" sì. era di quella tranquillizzante, perché mi preoccupavo che lei potesse dar fuori di matto, certo. che lei potesse avere delle reazioni in consulte, perché mi ero reso conto con un attimo di ritardo quello che effettivamente era successo. Certo. Il mio "non te la prendere" non era un minimizzare l'atto. Esatto. Non, in quel momento, onestamente, non ho pensato all'atto, non ho pensato alla violenza delle donne, non ho pensato a niente di la montata lattea che è arrivata dopo addosso a me. Ecco. In quel momento mi sono solo preoccupato di fare quello che credevo fosse il meglio per Greta in quel momento. Ecco. Sono preoccupato solo di lei. Ecco, esattamente, anche perché poi voglio dire, lei è stata anche molto Greta è stata anche molto, molto, diciamo, professionale, è rimasta, esatto, veramente, esatto, di ghiaccio, quasi, se possiamo dire. Ecco. Ragazzi, dire a uno che ti tocca il culo "scusa, ma non puoi comportarti così", bisogna avere esatto, attributi foderati da se fosse un uomo. Ecco, assolutamente. No, attenzione, che poi qui se no ci. No, 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 abbiamo capito il messaggio. Abbiamo capito il messaggio. Bisogna avere una forza mentale non indifferente per rimanere, ecco, calmi e tranquilli. Però, ma poi noi abbiamo cercato anche di spiegare a inizio puntata che comunque dopo il commento che avevi fatto, hai anche cercato di spiegare che era meglio chiudere la diretta, e hai aggiunto un altro, esatto, commento che secondo me forse era migliore, molto meglio, ovvero chiudiamo la diretta e diamo modo magari alla nostra inviata di poter reagire a quel coglione, diciamolo, a quel coglione, sì, che gli ha palpato il culo. Prego, aggiungendo, prego, che se dava anche un paio di schiaffi avrebbe fatto bene, esatto, perché non avendoli ricevuto da PC sono cresciuti, ecco, esatto, assolutamente. Ottimo. E lei, cioè, che tipo di diciamo di gogna, perché poi di gogna si tratta in un certo senso, perché per la frase che ha detto, mio Dio, chissà, come se, quasi come se lei, cioè l'impressione che ho avuto io, no, e mi dispiace tantissimo di questa cosa, perché io sono con lei al 100%, l'impressione che ho avuto, lei sa dire. come Lei è Greta o lei? No, lei Micheletti, lei Micheletti. Siccome io prima gli ho dato del tu. Tu Giorgio, vuole del tu. Ti chiamo Giorgio. Allora ti chiamo Giorgio. Io ho avuto questa impressione veramente che tu sia stato considerato quasi al pari, se non al pari, di quello che gli ha toccato il culo. Ed è una cosa orribile. No, peggio. È una cosa orribile. Non pari. Peggio. Hai ricevuto dei messaggi minatori, qualche minaccia, qualche offesa pesante? Guardate, io non sono un uomo social, quindi non sono capace di andare a leggere storie, Facebook e compagnia, sì, cantante, quindi sì, non so. So che ha girato, c'è il mondo dentro lì. Sì. So che qualche esponente politico romano ha trovato il tempo ieri, sì, di dire che prova pena per il sottoscritto. Ovviamente sono contento di sapere che provi pena per me, perché vuol dire che ha un'energia vitale enorme, perché lo immagino sommerso da quintali di cose da fare per comandare il nostro paese, riesce a trovare anche il tempo e la voglia per provare pena per me, quindi questo deve essere perlomeno Superman. Giusto, ottimo. E se è Superman non riesco a capire perché non riesca a risolvere un problema del nostro paese, però questa è una cosa che non capisco io. Allora. Altri messaggi così, ecco. ce n'è arrivato uno che mi ha girato la redazione della televisione, che mi ha detto: spero che la televisione ti licenzi, spero che tu stia senza lavoro per 2 anni e che tu sparisca dalla faccia della terra. Ecco. E poi si parla di odio, no, fondamentalmente. Poi si dice che no, poi quando parlano di odio tutti questi commenti, perché guarda Giorgio, io ne ho visti anche sotto alcuni post, guarda, se la regia mi fa vedere qui da Instagram, che è appunto un social, per esempio sotto quelli di TGCon24 c'è gente che scrive robe tipo questo personaggio
personaggio è orribile, andrebbe licenziato. Ci sono dei commenti terribili. C'è una gogna mediatica che poi, che poi con i social diventa sempre più facile per tutti, no? Perché basta che questi scrivano. E non ti firmi, esatto. Puoi dire le peggio cose a tutti, tanto ti firmi mica. Esatto. Esattamente, ed è una cosa orribile. Chi ti va a pigliare? Appunto, ed è una cosa orribile. Quando invece io non capisco perché bisogna sempre stare a cercare poi quello che dice è l'errore, no, è stato lui. Il problema è quello che gli ha tirato la pacca, esatto, sul culo, di nuovo col francesismo. Quello che ha toccato il sedere alla giornalista, quello è il problema, quello è il cretino, quello è il deficiente, quello è quello che ha commesso un atto, un gesto orribile, grave. Non Giorgio, che in quel momento magari non aveva neanche ben capito che cavolo stava succedendo. Giustamente, se in una diretta c'è casino, eccetera, infatti, eccetera. Infatti, questa è la dimostrazione di come le persone, ancor prima di andare a approfondire le notizie, di ascoltare cosa effettivamente ha detto al 100% il conduttore, si soffermano solo sulla prima frase, e partono diretti con la loro bocca. E se tutti quanti, io invito tutti quanti ad andarsi ad ascoltare il servizio completo per dimostrare che il nostro conduttore qui in presenza, sì, ha giustificato quello che ha detto. Ha detto anche lui che magari non era la frase migliore da dire in quel momento lì, ad un primo impatto è vero, può risultare strana, ma se poi si contestualizza viene fuori la verità e soprattutto non si svia dal fatto principale, ovvero la palpata di culo. Io questo qui l'hanno preso, spero che gli facciano a lui un culo così. Un'ascoltatrice ci scrive: ma per caso il politico di cui parlava Giorgio è Salvini? No, non era Matteo. Non è Salvini. L'ascoltatrice Merelina, mi dispiace, ma non è Salvini. Non è Matteo Salvini. Però nello stesso tempo scrivono: mi dispiace per il giornalista, sono tutti degli esagerati. Un altro scrive: la minaccia peggiore spero che ti mandino a fare interviste con Lamini dai tifosi. Che poi, vabbè, ora voglio dire, questa roba qui. Minacce. Un altro scrive: minacce del tipo Micheletti, occhio che ti tocchiamo il culo. Vabbè, questa mi sembra. Queste sono quasi a livello goliardico. Questo qui ho dei dubbi sui gusti, faccio delle prese di posizione al gusto, amante dell'orrido. Però è bello, questa cosa è molto autoironico. Guarda Giorgio, io comunque chiudo perché ti volevo soltanto esprimere la mia solidarietà da questo punto di vista. Io mi scuso, avevamo un appuntamento orario che ho fatto slittare, ma non scusatemi, non c'è problema, non ti preoccupare. E io comunque volevo ribadire la mia solidarietà nei tuoi confronti, perché mi dispiace veramente tanto che io sono giovane, siamo giovani e facciamo queste cose da poco. E tu da quant'è che fai questo lavoro? 45 anni. Ecco, in 45 anni, parliamoci chiaro, in 45 anni ti era mai capitata una cosa del genere? Mai. Ecco, questa dimostrazione, è la dimostrazione del fatto che è un uomo che ha sempre fatto il suo lavoro, ma uomo, donna, non è quello, sì, ragazzi, sì, è sì, chiaramente è la dimostrazione del fatto che è una persona che ha lavorato per 45 anni, si è fatto il culo a tutti gli effetti, si è fatto un mazzo tanto e oggi lo stanno mettendo alla gogna per non aver fatto niente, quando il problema principale doveva essere quel signore, quell'idiota, quel cretino che ha toccato il sedere a Greta. Quindi Giorgio, io sono con te, vai avanti e non farti battere da qualsiasi commento da negativo che ti arriva, mi raccomando. Grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie. Ciao Giorgio, buon lavoro. Ciao.